Con il segretario della federazione vediamo qual è l'impegno della FISO in questi mondiali studenteschi. Beh, la federazione è coinvolta nelle sue massime espressioni. Il presidente e tutto il consiglio federale hanno dato il loro appoggio dall'inizio, prima il presidente Gazzero ma adesso il presidente Zanettello, e in più ha inserito nell'organizzazione tutti i ruoli più importanti, figure di altissimo livello. Janos Manarin, che è stato organizzatore del campionato del mondo assoluto, è il responsabile tecnico dei campionati del mondo. Pertanto la FISO, con le sue figure principali, ricopre tutti i ruoli organizzativi, tutti i ruoli tecnici, ha realizzato ad hoc le cartine per questo evento e si occuperà dalla quarantena alla partenza, i percorsi, le cartine, l'arrivo, il cronometraggio con lo sportivo, in tutti i ruoli tecnici di questo evento. Chiaramente non possiamo dimenticare anche la componente agonistica. L'Italia sarà presente alla manifestazione con una rappresentanza di atleti, ragazzi e ragazze. Giustamente Stefano, come dici tu, ci sdoppiamo nella parte organizzativa e nella parte agonistica. L'ultimo mondiale in casa era stata un'incetta di successi, schieriamo la squadra federale con le proprie potenzialità massime e anche dalle squadre scolastiche, quella di Primiero e le ragazze di Merano, andiamo a risultati, se non sul podio, comunque a ridosso.